Tra il XIX e il XX secolo, la Lombardia è stata il luogo dello sviluppo di numerosi siti produttivi legati all'era industriale e alla crescita di quel periodo. Con l'evoluzione delle tecnologie e la modifica dei mercati, molte grandi aree industriali sono state abbandonate per delocalizzare le produzioni in paesi più redditizi o per modifica del processo produttivo. Questo scenario ha determinato un fiorire di ex aree industriali dismesse, nate prima della consapevolezza dell'impatto ambientale, che oggi sono un sensibile rischio per la potenziale contaminazione che portano con sé. Cosa significa bonificare un'area industriale? Recuperare un'area industriale dismessa è al tempo stesso un problema, ma anche un'opportunità, poiché oltre a depotenziare il rischio ambientale, si determina il recupero alla fruizione di grandi spazi senza consumare nuovo suolo. I percorsi di una bonifica sono definiti dalle leggi internazionali e nazionali. In primo luogo, è fondamentale ricostruire la storia del sito per poter conoscere i potenziali contaminanti presenti nelle lavorazioni che si sono succedute. Successivamente, è necessario analizzare i terreni, la falda acquifera e tutte le matrici che possono essere state coinvolte per conoscere lo stato di qualità dell'ambiente e quindi l'eventuale grado di contaminazione presente. Dopo le analisi sul campo e in laboratorio, si elabora un progetto di bonifica che deve essere approvato dalle autorità competenti, tra cui ARPA Lombardia per le componenti ambientali. Si procede quindi all'attuazione del progetto, operando la rimozione di tutto quanto considerato pericoloso. E al termine dei lavori, si procede ad analizzare nuovamente le varie componenti per verificare che tutti i parametri riscontrati rientrino nei valori di legge. Solo a questo punto le autorità competenti procedono a rilasciare il certificato di avvenuta bonifica e l'area diviene quindi disponibile per una nuova destinazione di uso, residenziale, a verde pubblico o altro. Vi sono numerosi casi di recuperi di grandi aree dismesse che hanno ridato qualità all'ambiente, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello estetico, reintegrando lo spazio bonificato in modo armonico nel contesto in cui lo vediamo oggi.